In questo video ho voluto fare delle interviste alle persone per chiedere loro chi sono loro. Questo per farvi comprendere che cosa pensa la gente, perché questi pensieri probabilmente sono anche i tuoi, sono quelli di tuo fratello, quelli dei tuoi genitori, quelli dei tuoi amici, quelli dei tuoi insegnanti. Ma chi di tutte queste persone ha trovato la risposta? Chi si è risvegliato alla vita? Vedrai come tutte queste persone sono alla ricerca di qualche cosa, attraverso le identificazioni, attraverso il proprio nome, attraverso i propri problemi, attraverso il proprio lavoro. Ma queste identificazioni sono la verità? Buona visione. Veramente, porca miseria. Un essere abbastanza inutile. Una persona normalissima, tranquilla, come tutte quante. Sono tante cose in una sola. Una capretta tipo. Mi sento come un animale erbivoro e con pieno di leoni. Poco tempo. Oddio, è una domanda complessa, nel senso che mi verrebbe da rispondere descrivendo quello che sono, quello che faccio, ma dire chi sono io, oddio, non ti saprei rispondere, sai. Mi chiamo Salvatore, vengo da Nettuno, 50 km da Roma, e sono qui a farmi un weekend. Posso dirti un po' quello che faccio, la mia personalità, ma dire chi sono penso di saperlo neanch'io. Posso definirmi come una persona sicuramente serena al momento. Un ragazzo molto occupato in questo momento, con tanti pensieri e tante cose che vorrei fare ma non riesco a fare. Sento di essere una persona quasi incompleta, perché ci sono delle cose che vorrei fare e che mano a mano le farò e allora dopo magari mi sentirò completo. Mi sento di essere una persona solare, una persona piacevole e simpatica. Sicuramente non libero. Ecco, questo mi sento di dire. Sono una pantera della giungla incontaminata, un po' in gabbia. Una persona, lo so, è difficilissimo dire veramente chi si è. Bisogna veramente fare un ragionamento troppo lungo per capirlo, quindi non so proprio risponderti. Beh, non saprei risponderti precisamente, so solo che sono come gli altri, con i miei particolari e con le mie caratteristiche, però come gli altri. Oddio, non lo so. Non lo so. Non lo so. Uno lo cerca nell'arco della vita, il suo percorso, e riuscire a capire chi è realmente. Un essere umano, spero. Ma quella domanda secondo me è un po' una stupidata. Non mi piacciono queste domande, diciamo così. Sono uno studente che studia e basta. Sto cercando nella mia vita di trovare la risposta definitiva. Non credo che la risposta definitiva esista in realtà. Se credi di averla trovata, stai sbagliando. Tutto un processo. No, così, su due piedi? Ma in che senso? In che senso? Cosa devo rispondere? Io sono Alessia, sono una ragazza e sono una sognatrice. Io sono una mamma, sono una nonna, sono io prima di tutto,
sono un ragazzo e sono un motociclista. Chi sei veramente? Sono tutto questo momento presente, senza nome, senza significato, senza qualcosa che lo disturba, senza qualcosa che lo agita. Sono spazio vuoto che è in tutto, in tutte le cose. Sono una persona, sono una ragazza di 23 anni. Penso di essere una ragazza non dipendente, libera. Non lo so, è un ragazzo che in questo momento sta bene ed è felice. Sono una ragazza che sta cercando libertà dappertutto. Ho tante domande in mente e cerco una risposta. Un leone. Cerco di trovare una mia strada. Sto perseguendo una strada abbastanza complessa e vorrei raggiungere gli obiettivi per diventare indipendente. Quindi. Sento di essere una persona libera. Oh, che bella domanda! Io sono un gatto. Io mi sento molto una lizza. Non lo so. Una persona solare. Credo. Sono un essere umano. Una persona normale. Uno, nessuno, 100.000. Sento che sono la forza interiore. Non so se è banale, ma a me stessa.